Il pomeriggio di Genova, con una dolorosa capocciata fra Del Piero e Thiago, sembra nascere sotto una cattiva stella. E invece prende corpo una sfida bellissima, come se ci fosse in palio un trofeo. I fratelli Elkan assistono a 20 minuti di Juve in formato extra lusso. Nedved scavalla come un ragazzino e mette in condizione Del Piero di aprire la goleada. Lo stesso Alex si propone in dimensione europea, subisce l'intervento di Palombo e conquista il calcio di rigore. Tira Trezeguet e agguanta Del Piero con 20 gol a testa. Due episodi chiamano in causa l'arbitro Valeri. Prima un atterramento di Zebina non sanzionato e poi un fallo di Sissoko già ammonito che meriterebbe il secondo cartellino giallo. Cassano, con la sua esplosiva ispirazione, non ci sta ad essere oscurato dalla concorrenza. Sale sul palcoscenico e accorcia le distanze. Ma è tutta la Samp che, in un clima da campionato inglese, cambia passo e trasforma la rimonta con il nono gol personale di Maggio in un fatto compiuto. Proprio all'ultimo secondo di recupero, contrasto Chiellini-Bonazzoli ed è il secondo penalty. Ci prova Cassano, non una ma due volte, e Belardi non fa rimpiangere Buffon. Nella ripresa la Juve resta in 10 perché Sissoko, per questo fallo su San Marco, incorre nella seconda ammonizione. Quando l'inferiorità numerica sembra penalizzare i bianconeri, il contrasto fra Cardi e Del Piero sancisce il terzo rigore. Alex realizza la 21esima rete e con le 20 di Trezeguet fanno 41, record assoluto. Il pareggio sarebbe il risultato più equo, e pareggio sia, perché un altro asso dalla parte opposta ha ancora qualcosa da dire. Assolo di Cassano e pareggio di Montella, 3-3. Capocannoniere, a meno che Borriello domani non faccia un exploit. Attendiamo, al di là del titolo, no, di capocannoniere, che indubbiamente mi farebbe molto piacere, vado oltre questo e sono felice così. E l'anno prossimo? L'anno prossimo ci faremo questo incontro con calma, serenità, non c'è fretta, e credo che non dovrebbero almeno esserci grandi problemi.